Mascheroni, numero 243 per Vanzin, numero 16 per Michele Mascheroni. Non c'è lavorata, i due a braccia alzate, Team Baglia e System Car a braccia alzate, applauso per loro. Mascheroni, Vanzin, mattatori di giornata, complimenti. Mascheroni taglia per primo al traguardo, Vanzin si accontenta del secondo, accontenta tra virgolette perché l'impresa è stata sicuramente da sottolineare. L'ultimo rilevamento cronometrico dava gli atleti con un vantaggio di circa 2 minuti, quindi attenzione. Eccolo il gruppo in... il gruppo di inseguitori che sta per giocarsi il terzo posto. Allunghiamo con la motostaffetta. Perfetto, stiamo a bordo strada, volata lanciata. Non torniamo sui nostri passi, mi raccomando, volata lanciata. Team Baglia, numero 12. Ufficioso il terzo posto. Attenzione, non rimaniamo alle... non torniamo sui nostri passi perché ci sono molti gruppi spezzettati. Ricordiamo che le due gare che erano partite under 45 e over 45 si sono riunite sotto l'impulso degli over 45. Ecco un altro gruppetto, un'altra coppia di atleti che anticipa un gruppetto. Applauso per la coppia, due compagni di squadra. Applauso per loro, tagliano il traguardo, il numero 25 e il numero 211. Tre uomini ancora. Applauso per loro. Abbiamo un concorrente in maglia d'Ada. Grossa parte del gruppo, volata generale per questo troncone del codone. Attenzione, attenzione ragazzi. Applauso anche per il 251 che chiude in questo momento e per il numero 6. Vediamo poi la macchina d'appoggio. Non ritorniamo sui nostri passi, lo ricordo ancora agli atleti che hanno già concluso. Intanto vediamo un atleta in maglia Team Carimate Quota, è il numero 115. La macchina di Walter Mariotti che anticipa la volata dell'ultimo troncone, del troncone del gruppo che sta per sopraggiungere a chiudere il numero 346. Ciao. 244 a concludere. Ancora un gruppetto di atleti. Si è esplosa letteralmente la corsa, è esplosa letteralmente la corsa con molti gruppetti. A vincere questa volata è il concorrente con il numero dorsale 353, chiude anche il team breviario 334, abbiamo raccontato le sue gesta e si tratta di Ravasio che è stato molto attivo nelle prime fasi di corsa. Chiude anche la Rosetica 423, il dorsale. Attenzione, non torniamo sui nostri passi, abbiamo alle spalle il gruppo, per favore non torniamo, non torniamo sui nostri passi, non è ancora arrivata la macchina che chiude la corsa e l'ambulanza. Le informazioni intanto che arrivano da Sanremo danno Cavendish in grossa difficoltà, quindi il campione del mondo in maniera presumibile non potrà disputare la volata a Sanremo. Abbiamo l'ultima indicazione che arrivava dalla radio corsa della Sanremo, dava 6 uomini in fuga con un margine esiguo di vantaggio sul resto del plotone tirato da BMC e
Liquigas. Non torniamo sui nostri passi, complimenti agli atleti del team Boglian che vediamo. Tornare dopo l'arrivo. Abbiamo ancora tempo per raccontare, per ringraziare tutti i partecipanti, per dare appuntamento domenica 25 di marzo a Ciserano con ritrovo alle 7.15 e la prima partenza alle 13.30. Arrivano le motostaffette ad indicare il passaggio imminente di un gruppetto, quindi liberiamo la strada e la sede stradale rimanendo dietro le transenne. Attenzione al sopraggiungere di un gruppo abbastanza folto di atleti che però è anticipato da un 3 atleti che hanno dato tutto e stanno sprintando a tagliare il traguardo in questo momento. System Car 315. Poi abbiamo ancora un concorrente negativo per noi vedere, 335 passare sotto la nostra postazione in questo momento, chiude anche in questo momento il numero 343, l'applauso che chiedo per il concorrente che sta chiudendo in questo momento 308 e 365. Giunge anche la fine gara, per me per ora è tutto da Luca, ci vediamo alle premiazioni al centro sportivo, grazie per l'attenzione, a più tardi.